Buongiorno a tutti, lo avevamo annunciato, avevamo assunto impegni precisi anche in sede di approvazione del nostro bilancio previsionale 2020-22. Abbiamo raccolto nel corso delle ultime 2 settimane le istanze praticamente di tutte le associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle parti sociali e anche del terzo settore. Vogliamo accompagnare questa fase 2 dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 al solito anticipando e rafforzando provvedimenti che eventualmente dovessero arrivare dal livello nazionale. In realtà, oltre gli annunci, da questo punto di vista, da Roma non abbiamo ancora informazioni molto positive, però noi, nei limiti delle nostre capacità finanziarie, delle nostre potestà normative, abbiamo messo insieme un pacchetto di misure che stanno in una delibera molto corposa che abbiamo approvato ieri in giunta comunale, la 108/2020, che trovate ovviamente sull'albo pretorio e che contiene, come dicevo, una serie di misure rivolte a chi? Alle famiglie, specie le più disagiate, ai giovani, in particolare ai bambini, alle imprese e ai dipendenti comunali, per provare a dare un po' di fiducia e di slancio al sistema economico locale così tanto provato da trimestri di lockdown per il coronavirus. Provo ad illustrarvi sinteticamente le misure più importanti che ci sono in questo pacchetto, al netto di tante altre iniziative che sono previste, che abbiamo già portato avanti o che ancora assumeremo raccogliendo di nuovo le richieste di altre associazioni presenti in città. Vi ricordo che nel nostro bilancio abbiamo già appostato 430.000 euro per bonus che verranno nei prossimi giorni regolati dalle nostre direzioni in favore dei primi nati, dei nuovi nati, quindi delle famiglie che hanno da acquistare beni di prima necessità per i bebè. In questi bonus ci sono anche un sostegno a chi fa attività artistica in città e soprattutto un impegno importante per le start-up innovative dei giovani. Poi a questi 430.000 euro si aggiungono altri quasi 430.000 euro di misure a favore delle famiglie svantaggiate, di altri pacchi alimentari, voucher babysitter, sostegno psicologico e altre iniziative che in qualche maniera sono rivolte a chi è in grossa difficoltà in questo momento. Abbiamo poi previsto 200.000 euro di risorse per l'estate tarantina. Ovviamente non sarà un'estate di grandi eventi, soprattutto sarà un'estate fatta in periferia, fatta col distanziamento sociale, fatta con attenzione per i bambini e gli anziani, in particolar modo che hanno bisogno di fare attività all'aperto, di avere un sostegno in questo frangente. Altre 200.000 euro le abbiamo stanziate per l'acquisto massiccio di dispositivi di protezione individuale, principalmente le mascherine, non soltanto per i dipendenti comunali e le società partecipate che si stanno riorganizzando e intensificheranno l'attività di sanificazione e di prevenzione degli spazi pubblici, ma anche prevediamo di mandare fino a 3 mascherine a ogni nucleo familiare della nostra città per affrontare le prossime settimane. Abbiamo poi destinato più di 1 milione di euro, 1.158.000 euro a tutte le imprese, piccole e medie imprese del nostro territorio, quindi commercianti, esercenti, artigiani, per far fronte, come dire, ad un ristoro complessivo della perdita che in questo trimestre è avvenuto. Chiaramente nell'attesa che il governo ci dica cosa possiamo fare anche sulla TOSAP o eventualmente la TARI. In queste misure sono anche inclusi gli spazi ulteriori che per gli esercizi commerciali, gli spazi esterni, concederemo con una manovra di sburocratizzazione, come dicevo, trasversale. Abbiamo poi creato, stiamo definendo, un fondo rotativo per le imprese che in qualche maniera avessero bisogno di anticipazioni di liquidità da parte del Comune per far fronte a tutta una serie di impegni con le istituzioni pubbliche. Esistono poi all'interno di questo pacchetto di misure alcuni indirizzi molto importanti dal nostro punto di vista. Prevediamo con un mutuo di stanziare fino a 1 milione di euro per la scuola, per le scuole primarie, quindi le elementari, la scuola media, che in senso tradizionale chiamiamo così, per potenziare la didattica, gli strumenti tecnologici e tutto quello che può essere l'organizzazione dello studio a distanza. Su questo punto mi preme segnalare che in settimana incontreremo i dirigenti dei nostri istituti comprensivi e con loro concorderemo i dettagli operativi di questo piano. C'è poi un allegato a questo pacchetto di misure, a questa delibera, che è anch'esso molto corposo, che è quello della Smart City.
nel quale abbiamo sintetizzato tutte le operazioni che stiamo realizzando per digitalizzare la pubblica amministrazione, i servizi ai cittadini e anche nel verso di una mobilità sostenibile. Prevediamo di sperimentare, sostenendo ovviamente, incentivando il bike sharing piuttosto che la pedonalizzazione, piuttosto che i parcheggi, una ZTL nel centro storico che crediamo possa dare, come dire, alcuni vantaggi significativi al commercio locale. Un ultimo piano molto interessante da segnalare, noi l'abbiamo chiamato Work Attack, giocando un po' con il famoso Art Attack che piace tanto ai bambini, quindi un attacco di lavoro. Ecco, prevediamo nelle zone PIP di Taranto per il prossimo triennio di abbattere completamente l'aliquota IMU comunale per i nuovi insediamenti produttivi che assumono almeno insomma, un lavoratore locale a tempo indeterminato. Insomma, questo pacchetto di misure che si aggiunge già ai buoni spesa che avevamo in parte erogato, ai contributi sui fitti che sono stati già assegnati, ai 400.000 euro del bilancio partecipativo che sono di competenza del Consiglio Comunale, alle concessioni balneari che abbiamo prorogato e a una serie di accantonamenti per la nostra direzione lavori pubblici che opererà adesso che ripartono i cantieri per rafforzare il decoro urbano, è un pacchetto che nel suo complesso arriva a oltre 8 milioni di euro di risorse. Quindi 4 in questa delibera e altri 4 e qualcosa che già sono stati stanziati. Noi stiamo facendo un grande sforzo per la ripartenza di questa città, voi dovete avere fiducia, non vogliamo lasciare nessuno indietro, credo che Taranto come al solito si sia mossa più velocemente, più concretamente e meglio di altri. Adesso aspettiamo di capire la strada che ci indica il governo per affrontare questa fase 2, ma insomma noi siamo pronti e credo che mai come questa volta tutti quanti sono stati ascoltati, tutti quanti hanno trovato un momento di consapevolezza, di comprensione e soprattutto di sostegno. Quindi andiamo avanti, studiamoci bene questa delibera perché c'è spazio per la ripartenza di tutti.